piccolo gattino. No, vabbè. Ah, che scocciatura. Troppa gente. Oh. Ciao a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man con voi Vincent e siamo con la missione secondaria, come vi avevo detto quando avevamo finito la storia. Un'altra telecamera. Oggi è Black Cat. E infatti, se ci frequenti un altro uomo, beh, lo spero. Ma sapete che i ragazzacci non sono il mio tipo. Preso. Perché lo fai, Felicia? Sai che alla fine ti prenderò. Dobbiamo trovare tutti questi gattini che ci sono in giro. Madò, questo non l'avevo visto, bellissimo veramente. Ci aiuta, diciamo, questo murales che si trova ovviamente sul muro. Questo qui. E inoltre ci sono questi bellissimi gattini, veramente bellissimi. Tutto questo per sbloccare questo costume qui. Cioè no, questo qui, voglio dire, che non si vede però è quello di Black Cat. Dov'è il prossimo? Qui. Inoltre c'ho da sbloccare ancora tutte le varie cose, cioè da concludere tutte le varie cose che si trovano in giro, come sfide, quant'altro, insomma, possiamo trovare in giro per la mappa. Spero che... A me è piaciuta tantissima la storia, come vi ho detto, veramente troppo bella, cioè roba da matti. Poi quando c'è stato il cameo, voglio dire, di Stan Lee, cioè là proprio fine del mondo. Scusate, allora, o l'ho fatto questo oppure andiamo da sta parte, mi sono fatto un giro così a cavolo. Ma vabbè. Comunque io sto continuando a indossare il costume, quello diciamo che fa parte di questa storia. Un'altra telecamera. La perfezione. Ok, ora dove si trova il prossimo? Eccolo lì. E sta lì. Qui vendono vino pregiato. Sta diversificando gli interessi. Devo anticipare le sue mosse. Un altro e adesso. Ah, ma qua ce n'è un altro. Ah, ma allora c'era. No vabbè, lo so. Non mi dava il comando per dire a me fai la foto così colà. Strano. Mi fa molto strano sta cosa. Poi ovviamente devo sbloccare, devo fare anche questo. Insomma, ci sono tante cose da fare che avrei voluto fare durante la storia. Volevo concentrarmi appunto più che altro sulla storia, perché veramente ero troppo curioso. No, cavolo. Ok. Queste telecamere non sono economiche. Se Felice è al verde. Ma cos'è? Perché le abbandono? Ma sta ancora così lì. Mi piace. Ok. Pirognetto. Un giorno mi lascerò prendere, ma non agì. Ah, eccolo. Mo si mischiava con gli altri. Eccolo qui. A parte il fatto che è ben nascosto. Incredibile. Allo stesso tempo stiamo accumulando punti. No, questo. Vediamo di andare di nuovo per l'ennesima volta qui. Devo dire che la città, cioè New York, l'hanno riprodotta in modo fantastico. Veramente meglio di così non potevano fare. Forse l'hanno addirittura riprodotta vicolo per vicolo addirittura. A me penso di proprio di sì. No, ok, ritorniamo qui. Ah, ero io che non mi sono avvicinato. Ci va da sola la prima volta che l'ho acciuffata. Se mi fossi avvicinato di più. Non può essere solo una forma di corteggiamento. Non conosce le app di appuntamenti. Sta tramando qualcosa. Forse mi devo avvicinare di più, appunto. Aspettate, eccolo. Mo cavolo. Gatto. La residenza di Ty Stone. Eh? In una gioielleria. Ma infatti là stava. Ma è nel tuo stile. Psh, non l'avevo visto proprio. Ok, avanti con il prossimo. Comunque ce ne sono un bel po' in giro per la mappa. Ne sono 12. Comunque non così tanti come lo erano gli zaini. Cioè gli zaini erano
50 se non sbaglio. A quanto ho sentito, il livello massimo dovrebbe essere il livello 50. Per il momento mi trovo a livello 42. Quindi se fosse il livello 50 appunto, il livello massimo, l'ultimo livello, allora posso dire che sono piuttosto vicino. Spider-Man, se mi ascolti, immagina di avere sempre i miei occhi su di te. Cioè, magari non sotto la doccia, sarebbe troppo strano, o in bagno. Vai con la pubblicità. Fantastico, finalmente prendersi gioco di me. Jameson ha deciso di darci ragione, cioè addirittura dopo svariate fonti possiamo dire che Spider-Man ascolta il mio programma. Addirittura. Ok, devo dire che si sta complicando la situazione qui. Aspettate, eccolo lì. Trovato. Qui abita un importante avvocato. Madonna, sta diventando sempre più complicato. La sua lista di clienti per trovare nuove vittime. Odio ammetterlo, ma è astuta come un gatto. Sì. Oh, vediamo. Il prossimo. Vabbè, se no vado qui. Così almeno poi inizio a risalire di nuovo, ad andare più in là con la mappa. Comunque siamo alla metà dei gattini trovati, degli appostamenti. Dopodiché avremo sbloccato il costume. Non so se ci sarà. Io penso che ci possa essere un filmato una volta presi tutti gli appostamenti, fate le foto a tutti i gattini. Penso di sì. Un filmato ci deve essere per forza, dai. Spazziamo in città come se non ci fosse un domani. Ho fatto una, cioè ho beccato giusto giusto quel muretto, incredibile. E avanti con il prossimo. C'è sempre quella foto lì. Ah, ecco. Eccolo qui. La casa di Cornelius Van Lutt. Devo dire che queste ultime volte sto andando un po' a fortuna. Devo ammetterlo. Perché sono abbastanza complicati. 7 di 12. Ci avviciniamo sempre di più alla fine. Ed ecco qua il prossimo. Giustamente, andando sempre più avanti, si complicherà ancora di più la storia qui. Cioè, non sarà così semplice come è stato fino ad ora. Siamo arrivati e... Mancata di nuovo. Ti starei domandando perché sono rientrata nel giro. La vita per bene era così tediosa. Voglio arrivare a 50 milioni. Una bella cifra tonda, non trovi? Sì. Ma vabbè, ma questo era semplicissimo. C'è stava tanto di cartello. Ma se mi acciuffi prima del traguardo, restituirò tutto e farò la prova. E il mio futuro è nelle tue mani, ragnetto. 8 di 12. Cari ragazzi, ci siamo quasi. Vabbè, è inutile che lo dico ogni volta. No, mi scoccio pure io a dirlo. Ehi, mi dai in zona, convergerà la World China Town. Ci ho preso? Beccatevi questo. Vieni qui. Che vorresti fare? No, l'avrei potuto fare quello con lo scudo. Vabbè. Che bravo. Aia, m'ha colpito in volo, incredibile. Quando lancio le cose addosso agli altri non hanno così tanta potenza. Uè, lo sapevo io. E vabbè, mo proprio. Non ti permettere, eh. Tu col casco te ne vai a farti friggere. Oh! Ma no! Sono salito sopra la macchina. La peggiore va. Purtroppo non sono riuscito a fare niente. Ma infatti che non escono subito gli obiettivi. Cioè, gli obiettivi escono solo quando una volta entri in combattimento, oppure che stai proprio in mezzo alla mischia. Tutti sti criminali dovrebbero finirla di venire a scocciare. Che poi dovrebbero saperlo che andrebbero a finire male se si mettono contro Spider-Man. Che cavolo. Abbiamo sconfitto tanti di quei super criminali da far venire la pelle d'oca. Si permettono ancora di mettersi contro di noi? Roba da matti. Ecco qua. Dov'è? Non mi dire. Lì si avvicina al suo obiettivo. Devo chiudere. Sentite, facciamo prima questo e poi. Di Wall Street. Un'ottima riserva di caccia. Un altro gatto. Lei è un ambiente familiare. E questo mi fornisce un'idea su come catturarla. Piccolo gattino. E che so, scomparsi. Qui ce n'è uno.
Volendo potremmo andare qui. Sì, perché poi andiamo qui e quindi almeno ci troviamo sulla stessa via. Sono 2500 metri, ma noi ce la facciamo. Andiamo veloci come un razzo. A proposito del dottor Octopus, chissà se, non lo so, nel prossimo Spider-Man faranno... Oh, ma mi ha tolto. No, dai. Quando ero passato sopra quella zona mi ha tolto la... Mannaggia la miseria. O forse no. Boh, vabbè. Dando in pasto a un algoritmo le posizioni precedenti, risalirò al suo punto di partenza. Lo sapevo io che si trovava sopra qui. Mia, sono arrivato tardi per fermarla, ma tra un paio di colpi avrò dati sufficienti per trovare il suo nascondiglio. E infatti ne mancano due. Vediamo un po', il prossimo sta qui e il prossimo sta là sopra. Ma non dico un gioco da ragazzi, però più o meno. Siamo alla ricerca di Spider-Man. Oh, la ricerca di Spider-Man. Oh, chi siete voi? Una festa su tutto il mio onore. Oh, con tanto di riflettori. No, vabbè. Troppa gente. Oh. Oh. Ok. Ah, madonna, hanno fatto un male cane. Ah. Oh, è questo che vuole? Ah, ok, le cose furtive purtroppo non lo posso più fare. Ok. No! Ah, che scocciatura! Oh, ma questo lo... Veramente mi sta facendo incavolare questo, eh. Ma riuscirò questo a spingerlo da su sua bash? Non lo so. Oh. Dimmi che... Beh, ci sono riuscito. Questo dovrebbe rallentare. Come non me l'ha contata? Oh. No, non me l'ha contata. Se mi avesse contato almeno quella sfida. Poi quello era finito giù dal tetto. Boh, non lo so perché. Non me l'ha contata quell'uccisione, ma vabbè. Peccato. Non è andata come previsto. Eccoti qui. Qui penso viva Lonson Pinky. Ormai le sono addosso. Un altro colpo e ci siamo. E infatti, un altro colpo e otteniamo il nostro bellissimo costume. Non lo so se tu lo sai, ma avremo un altro costume, caro mio. Oh, sbattuto all'albero. Siamo arrivati. Un'altra posizione. Ok, fornirà i dati. Ultimo appostamento. Secondo i miei calcoli ha accumulato un bottino da 49 lì? Milioni. Se la catturo prima di 50, forse si ravvedrà. Ok, a voi. Ma no, qui è complicato. Ci sono tanti, ma tanti palazzi. Aspettate, eccola. Ciao, lì. Gatto. Oh no. Vediamo un po' se c'è un film matto. Sono veramente curioso. Vale un milione tondo tondo. Devo eseguire l'algoritmo e trovare Felicia. Ok, trovare l'algoritmo. Ho trovato il covo. Devo raggiungerlo prima che lasci la città. Culla della gatta. Abbiamo trovato il covo, finalmente. Ha detto che lascerà la città. Sì, sì, come no. Come se te lo lascerò fare. Disarma 5 nemici. No, no, aspettate. Non è che qua sotto. No. Oh, è un cane, non un gatto. Il Freedom Tunnel. Prima dei Fist era un paradiso per i senza tetto di New York. Ora è abbandonato. Un buon posto per nascondersi. Deve esserci un'entrata nascosta. Ah, lo sapevo io che si trovava. Ma non so perché, ma dava un... Questa sembra un po' un presentimento. Ma nessun dati finanziari sulle forze criminali del Maggia. Ha intenzione di ricattarle. Ma qui c'è un ragno. Vabbè, ma almeno chiudevi la porta. Questo cos'è? Wow. Tempo fa ho catturato Felicia mentre tentava di rubarla. È tornata per finire il lavoro, a quanto pare. Sti gattini. Il gatto danza con il piccolo ragno e lo imprigiona in un barattolo. Carino, proprio carino. Che carini. Ragnetto, sei corso qui per redimermi, vero? Sei adorabile. È tanto grazioso. Per questo ti ho lasciato un omaggio più che lusinghiero. Ah, crepi l'avarizia?
No, troppo bello. Può essere stato solo un gioco, o sì? No, vabbè, troppo bello. Ha rovinato il deposito delle prove del dipartimento. Eh? Ma come? Quel posto sembra Fort Knox. Hai presente tutti quei gatti? Una volta riuniti nel deposito, si sono collegati tra loro. Hanno amplificato il segnale e disattivato gli allarmi. Nessuno l'ha vista entrare. Sapeva che avrei trovato i gatti e te li avrei consegnati. Mi ha giocato. Di nuovo. Che cosa ha preso? Solo il costume e le armi. Mi ha lasciato recuperare 50 milioni di refurtiva solo per riavere le sue cose. Starà progettando qualcosa di ancora più ambizioso. Beh, bisogna riconoscerlo. Ti ha fregato alla grande. Ti fa sorridere. Sembra che tu stia sorridendo. Ora devo andare. Va. Vino di un vigneto del Maggia. Ho certo che ha rubato di tutto e di più. Fisk ha denunciato il furto. Sento piovere elogi per Spider-Man negli Cioè, mo si doveva mettere... Vabbè, penso che qui non abbiamo più da vedere niente. Guardatelo, il buffone egocentrico. Oh, cioè buffone. Vabbè, insomma ragazzi, siamo riusciti a guadagnare questo costume che alla fin fine ci ha dato... Beh, rimane aperto. Che ci ha dato Black Cat. Vediamolo un po'. E guardate che costume fantastico. Tutto nero poi. Vediamo qual è l'abilità. Ah, non c'è un'abilità. Che strano. Nessun potere costume associato. Molto strano. Pensavo avessimo una nuova abilità con questo costume, invece no. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Noi ci vediamo con la prossima puntata, con le varie missioni secondarie, come questa qui. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi.